Buongiorno. Sì. Una tutta familiare? Tutta familiare, una estia per la famiglia. Buongiorno a tutti, buon lavoro. Molto piacere, buon lavoro, buongiorno. Buongiorno, buon lavoro. Il totale del fatturato. In modo specifico parlavamo del 200%, ma è sempre nel settore del gas. Da tall'idea sono sicuro di cogliere bene l'unione, facciamo un po' più in maniera con questa unione, soltanto l'unione anche macchina motore, noi un po' qua in distanza. Buongiorno, salve. Buongiorno. Buongiorno, salve. Molto lieto. Buon lavoro. Buongiorno. Ma l'alternanza scuola-lavoro quindi potrebbe aiutare. Alla grande. È una delle cose che... Noi adesso abbiamo nella delega. Io dirò anche qualcosa in tal senso, quando, perché è fondamentale ed è fantastica l'idea della... Il messaggio era... Ecco, non ho ricordato che dal momento del Job Act abbiamo attivato 49 nuove assunzioni, 10 le avremmo fatte anche oggi, ma siamo stati a preparare qualche altra cosa, quindi le faremo domani. A fine anno ne contiamo di portare a bordo altre 40, quindi in un esercizio in un anno circa 100 risorse. Ringraziare a nome di tutti i neoassunti con il Jobs Act, per ringraziare la Walter Tosto che ci ha offerto questa preziosissima opportunità di entrare a far parte di una squadra che lavora veramente a livello internazionale, quindi siamo orgogliosi soprattutto del fatto che questa realtà si trova qui in Abruzzo, nel nostro territorio. Grazie. Se c'è una cosa che ci stupisce dell'Italia è la qualità dei propri prodotti. Donne e uomini che all'ombra dei campanili, diceva qualcuno, hanno fatto meraviglie, che hanno dato lezioni al mondo di qualità delle opere. Bene, oggi noi siamo qui esattamente per dire grazie a chi come voi ci rende orgogliosi del proprio lavoro e grazie a chi questa opera continuerà a proseguirla nel tempo con intensità, passione e determinazione. Viva la Walter Tosto, viva l'Abruzzo, viva l'Italia!